Buonasera, anzi salve, perché questa nostra rubrica, lo ripeterò sempre, va in onda più volte, ci sono tante repliche, oltre che essere presenti sui social, e oggi nel mio salotto ho il piacere di un gradito ritorno, voi ormai lo sapete, il consigliere regionale Marie Buscarà, e con lei abbiamo una new entry, abbiamo Carmine Ferruzzi, che è un fisioterapista, ma questa sera è in veste di sindacalista, che rappresenta appunto il sindacato NURSID. Perché questa sera parlare con un sindacalista oltre che con Marie Buscarà? Con Marie, voi sapete, abbiamo sempre parlato di tematiche interessantissime, di largo respiro, e oggi parleremo, pensate, dei problemi, ahimè, dei nostri pronto soccorsi. Marie, a te la presentazione di questo problema, perché è un problema veramente. Dai. Sì, è un problema che ognuno di noi, quando ha avuto la sfortuna di trovarsi nella necessità di essere soccorso o di soccorrere un proprio caro, si trova poi nell'inferno. Io non so quanti hanno vissuto l'inferno del Cardarelli, ma il Cardarelli in alcune... Tutti l'hanno, un passaggio l'hanno fatto. E se si pensa a chi lavora in quell'inferno, veramente è problematico. Oppure chi sta lì e aspetta che ci sia una cura, magari sta cura non arriva, sta barella non arriva un esame, infilati in un pronto soccorso dove, voglio ricordare, è una cosa che fa sorridere, ma quando anni fa cominciamo a contestare questa cosa della presenza delle barelle nel Cardarelli, che mal si sposava col fatto che 200 metri più su c'era un ospedale senza pronto soccorso che avrebbe potuto sicuramente alleggerire, ma sappiamo bene, l'abbiamo detto mille volte, il policlinico e il salotto non va toccato, il Cardarelli è dei poveretti. E c'era questo affollamento delle barelle. Ricordo che la soluzione che De Luca propose e che attuò, che non si chiamassero più barelle, ma dovevano chiamare letti tecnici. Per cui non c'era l'affollamento delle barelle, ma c'era dei letti tecnici. La situazione dei pronto soccorso è drammatica. I pronto soccorso napoletani sono stati chiusi nella speranza che sarebbero stati rinnovati, così non è stato, o che l'ospedale del mare finalmente potesse riuscire a sopperire a queste mancanze. Non è stato assolutamente così. Mi arrivano segnalazioni drammatiche. Io voglio soltanto ricordare la signora che è morta fuori all'ospedale, pensando che ci fosse un pronto soccorso che non c'era, ed è stata lasciata in macchina ed è morta. Un'interrogazione che ho fatto al dirigente, non ha avuto ancora risposta, forse perché questa signora valeva poco, non aveva famiglia, quindi non ha nessuno che potesse recriminare e chiedere giustizia per questa morte. È un anno circa che io sto lavorando su questo tema e abbiamo scoperto delle cose molto preoccupanti. Ho chiesto ripetutamente un'audizione, perché il Consiglio e le commissioni funzionano per questo, per ascoltare, per portare dentro il palazzo quelle che sono non solo le lamentele, ma anche i suggerimenti che vengono da chi sta sul posto e che può dare il suggerimento giusto. Mi sono dichiarata ostaggio della commissione finché non hanno ceduto e sono stati costretti a fare questa audizione. Il diktat di De Luca è che non bisogna parlare. Tanto che i dirigenti e i medici, quando vengono chiamati in commissione, devono avere il permesso, devono ottenere il permesso, altrimenti non possono parlare. De Luca li autorizza, altrimenti non parlano. Finalmente questa audizione ci sarà. Ci saranno tutte le sigle sindacali, che io veramente non ho sentito molto in questo periodo. Il NURSID sicuramente è stato uno dei più attenti, ha sollevato sempre questioni puntuali riguardo il fattore economico, ma anche riguardo, ma poi lo racconterà sicuramente lui, tutte le graduatorie aperte nei vari ospedali, degli OSS ad esempio, degli infermieri, graduatorie che rimangono lì e poi invece di afferire a quella graduatoria si fanno nuovi concorsi e nuove prove
con gente che rimane in attesa e spese che non finiscono più. Però io lascio la parola a Carmine, ecco, perché lui sta dentro il problema, lo conosce meglio di noi. Questo problema che, come diceva Maria, non solo colpisce l'utenza, ma che a volte poi diventa dei capri espiatori di questo disservizio, i medici, gli infermieri, abbiamo episodi di violenza negli ospedali, appunto nei pronto soccorso, e questo non dovrebbe accadere. Quindi tu sei un rappresentante sindacale, quali sono appunto le richieste, le petizioni che voi fate? Noi che viviamo il territorio, innanzitutto non riusciamo a comprendere questa mania della regione e di conseguenza di chi il suo terminale, l'ASL Napoli, che ha chiuso due pronto soccorsi ultimamente, che entrambi soddisfavano circa 130.000 accessi di pronto soccorso, che avrebbero sgravato sicuramente l'enorme quantità di lavoro che fa il Cantarelli. Invece siamo andati a fine oltre, per cui abbiamo intasato ancora di più questo ospedale, e con l'unico pronto soccorso del centro storico dei Pellegrini, che di fatto anche quello è stato un po' svuotato. Ma la incapacità, l'insipienza di questi dirigenti sta nel fatto che noi tra poco, forse, se mai dovessero arrivare i medici che oramai sono diventate merce rara, però guarda casa, prima che chiudessero il San Giovanni Bosco e chiudessero il Loreto, ma i medici che lavoravano nei pronti soccorsi c'erano. Sono morti, come diceva Totò, c'è stata la moria, non si sa. No, sono andati tutti in pensione, non è così. Molta gestione clientelare, molta, come dire, se è stato permesso di andare via, perché comunque è un lavoro stressante, che certo dovrebbe essere riprogrammato, no? Con una certa velocità, non si può pretendere un medico, un infermiere di 60 anni, 65, che sia in prima linea in queste condizioni. Ma la cosa che dice può meravigliare è che se mai dovessero arrivare questi medici, è la seconda linea che crea il tappo nel pronto soccorso. Cioè, la prima, come diceva la consigliera, non arrivano gli esami, mancano i tecnici. Cioè, questi dei tecnici di laboratorio non ne parlano, perché non conoscono il problema. Mancano i tecnici di radiologia, non ne parlano. Se lei viene in ospedale, faccio un esempio, al San Paolo, lei troverà comunque un'ottima accoglienza da un punto di vista medico immediato, però perderà 6 ore in pronto soccorso per fare l'ecografia, per fare ho avuto un caso in famiglia proprio che la persona è entrata lì alle 6 di sera per fare appunto una radiografia e dei test, insomma, ematiche, e è uscita alle 11 di sera perché non arrivavano i risultati dei tecnici. È una cosa indescrivibile, in 45 anni non avevo mai visto quello che sta succedendo adesso. Da noi mancavano gli anestesisti, però poi venivano trasferiti clientelarmente, mancavano gli ortopedici e sono andati via, sono andati qui a Laschiana, a Pozzuoli, mentre mancavano. Oggi operano solo 3 ortopedici da noi, se uno prende il raffreddore vicino al tavolo operatorio ce ne vogliono almeno 3, si blocca tutto, cioè il tema del 48 ore ce lo sogniamo. Ma potrei elencare 100.000 cose, cominciando anche dal CUP. Noi all'ASL Napoli non abbiamo un CUP telefonico, la gente è costretta a venire diretta in telefono. Oh, l'app. Ma io sperando che non tutti la sanno usare. L'app la sanno usare, però quella regionale pare che dovrebbe. Però la cosa assurda è che uno esce dal nostro ambulatorio con la richiesta del medico, non può andare con la richiesta dello specialista, non avendo la richiesta del medico non può andare a CUP. Io sono girato un po' l'Italia, non esiste in nessuna parte d'Italia, da Torino, Roma non tanto, ma Bologna, Firenze, addirittura il medico di base prenota direttamente lui da Roma. Insomma, questo è il problema gravissimo. Ho qui una richiesta di una visita oculistica 12 mesi, una visita oculistica, cioè una cosa immaginabile, però sulla richiesta poi facciamo l'imbroglio di l'imbroglio, mentiamo sapendo di mentire, c'è scritto che l'utente ha rifiutato a un giorno la prenotazione, non l'hanno nemmeno chiesto. Cioè, questa è una furbata questa. Ma questa per non incorrere nella legge che prevede che poi se tu superi i limiti dei 60, dei 30 a seconda della categoria devi pagare.
purtroppo veramente siamo qui. Se sarebbe il momento di dare un po' il tempo delle responsabilità, questi signori, cominciando da De Luca a Verduliva, dovrebbero solo andare a casa. Ma siete tutti compagni? Sono tante le sigle sindacali. No, 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 Guarda, no, no. Verduliva ha lo stesso viene come il suo padrone, ha lo stesso atteggiamento nell'ASL Napoli 1, è padre padrone di tutti, il sindacato, specialmente quello nella triplice, parla a comando, se non ha lo schiocco di dita non parlano. Una volta i Cioè, sindacati erano la garanzia. no, Adesso sono la diga. esatto, facevano delle lotte veramente No, no, così no, sono la diga migliori. contro Guarda, cui si scontra la. ti dico una mezza cosa, se mi permettete. Prego. Io ho fatto varie denunce rispetto a questa cosa. Tra le altre, ultimamente ho denunciato che hanno sperperato i soldi della umanizzazione, circa 40.000 euro. All'ospedale San Paolo erano stati assegnati 12.000 euro. Mi vedo una delibera davanti, di acquisto di televisori del 55 pollici, di microonde di 1.500 euro, 1.200 euro, che non sono mai arrivati nelle parti. Quando a noi mancavano i deambulatori, le sedie a rotelle, teniamo ancora le parti che non hanno il bagno per gli invalidi, in ortopedia, non c'è il bagno per i pazienti, per gli invalidi, cioè con la sedia a rotelle. E siamo proprio a qualcosa di. Questi quando dicono che stanno al lavoro per darci la sanità, fatemi smettere. Una buona Bravo, sanità. fermateli. Mandateli a casa. Qualcuno gli dicesse che non vogliamo che lavorino più per noi. Ed è un Che peccato perché noi come sanità in senso lato sì, siamo, avremmo. rispetto ad altri paesi, dovremmo essere avanti. Invece poi ci sono queste cose, questi ostacoli burocratici che impediscono, ecco, ma tu come politica Sono che cosa? voluti. Io adesso sono fermamente convinta che tutto questo non è un caso, è voluto ed è voluto perché fa parte di un processo che vuole distruggere completamente il pubblico per costringere al privato. Non è pensabile che, ecco, anche soltanto quella difficoltà burocratica della ricetta. Che devi ritornare dal medico, poi il CUP non accetta, ma tu stai parlando di una persona che è uscita dal pronto soccorso. Ma come Ambulatorio, è ambulatorio, dallo pensabile che specialista. deve fare tutti questi giri, quando invece nel privato poi è tutto semplice Guarda ed è tutto caso. bello. Quindi questo voler, anche il fatto di quei famosi 100 milioni di euro che avremmo dovuto spendere per i 26 pronto soccorso, per le attrezzature che non abbiamo speso. E che loro dicono recupereremo, ma io ci credo poco, quelli sono un segnale forte. Il pubblico deve essere talmente impoverito, talmente spogliato, sfruttato, stancato proprio anche nelle forze fisiche, perché c'è sempre poi un privato che avanza e che lo può sostituire. Ma questo privato che avanza non è soltanto il privato così come lo immaginavamo della clinica privata. Ormai è il privato che è diventato quasi pubblico perché entra nel pubblico con l'intramenia, che utilizza i medici che sono medici pubblici e che possono lavorare parzialmente in privato, e così come tutte quante le strutture. Se noi ci facciamo soltanto un conto economico, no? Di quanto, con le nostre tasse noi formiamo i medici, cioè il medico, alzando le mani con i suoi sacrifici, ma lo formiamo noi, lo formiamo con le università che paghiamo noi, con il tirocinio che paghiamo noi, e formiamo un medico che costa tanto alla famiglia sicuramente, ma costa tanto anche alla società. Questo medico che lavora in una struttura pubblica che è venuta fuori dai nostri soldi, Certo. è tutto lo sforzo dei nostri sacrifici. Che poi viene insolentito da questi comportamenti. È un privato che avanza, ma tant'è vero che i suggerimenti per le assicurazioni sono all'ordine del giorno. Fatti l'assicurazione che stai bene, Che sei senza, bene. che risolvi. Carmine, allora vediamo un po' lo stato dell'arte di queste vostre battaglie. Sei fiducioso, sei avvilito, ci credi per continuare a lottare? La lotta si fa sempre perché è insita in alcuni di noi, ancora pochi, come sono pochi i medici, come Bravi. diceva, bravi e umani, Ma perché in questo momento quelli di Ippocrate. la malattia peggiore è l'indifferenza. Questi dietro anche al Covid oggi ci hanno precluso e hanno precluso a chiunque,
anche una carezza a un proprio familiare che sta per oltrepassare dall'altra parte. C'è una cattiveria in giro che non ha limiti. Infatti qualcuno più importante di me sicuramente dice un medico può essere pure un grande medico, un grande scienziato, ma senza umanità non si va da nessuna parte. E questi signori, cominciando dal presidente della regione, dal direttore generale dell'ASL Napoli e tanti altri, di umanità hanno poco, perché se no per una parte del loro tempo lo dedicassero veramente a far stare meglio le persone che hanno bisogno. Perché questi pensano che dare tutto uguale a tutti quanti, però a livelli molto bassi, non è che diamo quello di cui uno ha bisogno. Invece la Costituzione, la legge, la nostra dignità come professionisti ci dovrebbe portare a dare quello che serve, non in meno. Andare oltre i protocolli, oltre le regole, quello è dare dignità ai pazienti. È vero. Una sanità umanizzata. E noi di questo abbiamo parlato, io ne ho parlato anche in altre mie interviste, in altre rubriche che conduco, proprio dell'importanza del potenziamento della comunicazione medico-paziente, soprattutto sotto il profilo dell'umanizzazione, che è tanto importante. Una sanità umanizzata. La settimana prossima invece una bella sorpresa, un esempio importante di sanità che funziona. Sanità pubblica, sanità di volontariato all'interno di una struttura pubblica, che è il CTO, grazie a un'associazione che è presente in tutta Italia ed è presente fortunatamente anche in Italia, che si occupa di quelli che non possono pagare. Ed è importante il volontariato, ecco, dovrebbe affiancare l'istituzione, ma non spesso sostituirla. Certamente. Io vi ringrazio, Carmine, io ti faccio tanti complimenti e mi auguro che tu quando vuoi puoi anche tornare e aggiornarci e magari ci dici delle cose più belle dopo la commissione. Dopo la commissione vediamo che succede. Dopo la commissione ci aggiorni e vediamo se questa vostra lotta. Siamo al settimo anno per la risonanza magnetica, dietro una mia denuncia anche alle Iene, tanto è vero che mi è costato l'andata via prima dall'ospedale perché il nostro grande Verdoliva non ha voluto sottoscrivere il mio mantenimento, come diceva la legge, nel tempo di Covid, per un altro anno. Vedi poi come che succede. Qual è il tuo ospedale? San Paolo. A San Paolo. Poi arriva la vendetta trasversale, esatto. Per cui o fai per come tappare... dicono oppure te ne vai. Beh, che tristezza. E allora ci rincontreremo. Grazie, grazie a Maripo Scarà, grazie. Grazie a Carmine e a voi per l'attenzione. Alla prossima. Sto tormento in braccio a te, ma com'è bella che sta luna si affaccia su a favore. Tu vieni te mare, tu ah, vieni ci sembra carezza. Ma sulle che va su parla, ma con te mi voglio perdere. Io viene se fa sentire cullona, c'è un fonera, c'amore va bella pura vierna con fritta naso maraccio passare.